gruppo 63, 1963, è nato appunto con un convegno che aveva questa impostazione. Impostazione che poi non è stata neanche un'invenzione, che abbiamo ripreso da una serie di eventi tedeschi, che si chiamava gruppo 47, ancora più indietro, ecco. Ma è una cosa molto semplice, ecco, è il fatto che pensiamo che sia molto importante per uno scrittore, soprattutto per un giovane scrittore, quello di confrontare il suo lavoro magari mentre lo sta ancora facendo, perché qui non presentiamo libri già usciti, presentiamo lavori in corso. Per un giovane scrittore certamente il fatto di ricevere dei suggerimenti, anche delle critiche, gli è senz'altro utile per portare avanti il suo lavoro, per non sentirsi solo, isolato, ecco. Ora, tutto questo appunto è stato fatto in diverse occasioni di tempo fa e diventa una specie di appunto palestra, laboratorio, diciamo anche come una, in un certo senso un luogo di allevamento per nuove voci, per nuove scritture, ecco questo. E abbiamo visto poi che i risultati sono anche buoni, perché da molti di questi incontri sono usciti tutta una serie di scrittori che poi hanno avuto più o meno successo, ma che comunque sono stati accolti da case editrici importanti. A Nanni Balestrini chiediamo un pochino, come ha detto anche Renato Barilli, in fondo queste nuove generazioni sono digitali, devono misurarsi anche coi pixel, ecco, come è cambiato il modo di scrivere appunto dai suoi tempi giovanili ad oggi? Ma io penso che ai miei tempi, diciamo, un po' l'influenza, adesso parlo della narrativa soprattutto, però anche nella poesia, perché la poesia poi è un fatto di montaggio, ecco. E di montaggio di linguaggio, di parti di linguaggio, ecco, l'influenza era più il cinema, ecco, il cinema ha molto influenzato, non nel senso dei contenuti ovviamente, ma appunto delle tecniche, delle strutture narrative. Prima le narrazioni erano più lunghe, lenti, fluenti, poi si è arrivato a avere dei testi più brevi, più rapidi, che sono anche più, diciamo, rispecchiano più quella che è la vita quotidiana dei nostri tempi. Ora, questo passaggio invece delle nuove generazioni non è più il cinema, non è più neanche la televisione, anche se a un certo punto la televisione già è un passo diverso il cinema, perché nella televisione tu salti da un canale all'altro, ecco, e poi veramente farti un montaggio, che è una cosa molto, molto usata anche da molti narratori, il fatto di passare velocemente da un piano narrativo a un altro, di intrecciarli. Ecco. Nel digitale c'è questo altro vantaggio, il fatto che si può, non si è prigionieri del tempo, perché sia nel cinema che nella televisione uno ha le immagini che scorrono e uno deve seguire questo scorrere. Con l'internet uno le può far scorrere quando vuole, le può fermare, le può riprendere e tutto. E questo porta anche un diverso atteggiamento rispetto, diciamo, al modo di vedere la realtà e poi di trasformarla in testo, in narrazione.